Quali pensi siano alcune linee di, come dire, di riforma, di politica economica o anche di riforma istituzionale che possono almeno non risolvere immediatamente, ma parlare al cuore del problema per come lo vedi oggi e adesso? Tutti qua vorrebbero crescere in un mondo dove vi sia un po' più di prosperità diffusa per i propri figli che rispetto ai propri nonni. Non pare più il caso. Cosa fare? Questa è una lesione. Beh, si tratta davvero di un problema enorme e pochi minuti per la risposta sono largamente insufficienti, ma anche se mi dessi invece di 7 minuti, 700 minuti sarebbe impossibile. Quindi voglio innanzitutto cominciare con una piccola precisazione. Quando osserviamo le disuguaglianze all'interno dei singoli paesi, come hai citato, in molti paesi, soprattutto quelli più grandi come la Cina, gli Stati Uniti o il Regno Unito, oppure anche il Sudafrica, ebbene, le disuguaglianze sono aumentate. Non c'è dubbio, negli ultimi 30 anni, ad esempio, le disuguaglianze sono aumentate moltissimo negli Stati Uniti. Quindi, davvero, c'è stato un grande aumento delle disuguaglianze in alcuni paesi, ma a livello globale c'è stata una riduzione e questo può portare a confusione nelle persone, perché, ebbene, si può pensare che se in alcuni grandi paesi le disuguaglianze aumentano, allora si può pensare che aumentino ovunque, ma in realtà a livello globale le disuguaglianze sono diminuite perché paesi piuttosto svantaggiati o paesi che si sono arricchiti recentemente come Vietnam, Indonesia, Thailandia, India e anche la Cina stessa hanno generato dei tassi di crescita enormi e quindi negli ultimi 40 anni c'è stata comunque una evoluzione anche con tassi di crescita annui del 7-8% fino al 9% e questo ha fatto sì che ci fosse una riduzione a livello globale delle disuguaglianze. Quindi voglio essere chiaro su questo, sul fatto che in generale c'è stato a livello globale una riduzione delle disuguaglianze e contemporaneamente però c'è stato invece un aumento delle disuguaglianze in alcuni grandi paesi, inclusa la Cina. Quindi questo era un primo punto che volevo chiarire bene. Poi per tornare alla domanda, ecco, credo che noi sappiamo quali sono gli strumenti per ridurre le disuguaglianze, quindi dall'istruzione alla tassazione, quindi gli strumenti fiscali e anche la diffusione della proprietà. Ma vorrei dividere gli approcci in due categorie. Da un lato bisognerebbe quindi agire di più sul fronte fiscale, ad esempio anche del patrimonio, ma anche dei redditi da capitali, dei redditi più alti. Ebbene, ecco, i due approcci non sono alternativi, ma dovrebbero essere combinati, almeno analiticamente. Il secondo approccio consiste invece nel definire l'obiettivo di aumentare l'uguaglianza rispetto alla proprietà dei fattori di produzione. Può sembrare complicato, ma in realtà la diffusione del capitale, al di là anche della classe media, quindi può ridurre le disuguaglianze, perché sappiamo che il 90% dei capitali finanziari è posseduto dal 10% della popolazione in media. Quindi questo sarebbe un modo per ridurre le disuguaglianze. E poi ovviamente l'istruzione. L'istruzione appunto dovrebbe essere più diffusa e sicuramente può essere più diffusa più facilmente della proprietà di capitale, ma anche questa può contribuire alla riduzione di disuguaglianze. Quindi analiticamente, quindi ritengo che dovremmo da un lato cercare di agire su una leva che lavori sulla redistribuzione, quindi pensando a sussidi e a strumenti fiscali, e dall'altro leve più soggettive includerebbero l'aumento della proprietà, quindi di strumenti di produzione e di capitale, quindi al di là della classe media, e soprattutto bisognerebbe anche migliorare l'istruzione, soprattutto nelle classi più svantaggiate. Quindi questi
questi sono due approcci analiticamente distinti, ma penso che adesso appunto potremo sentire il punto di vista della politica per vedere quali potrebbero essere le soluzioni.